Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Qui mi pare abbiamo provato a ricostruire tutta, come dire, a grandi linee la questione. C'è il protagonista, c'è una delle giornaliste più importanti del Domani. Il Domani ha per primo tirato fuori questa vicenda. Anche oggi Amadori imbarazza il governo. Eccolo qui, ma il ministro Valditara lo difende. Prego Amadori, allora. La ricostruzione è fedele intanto, no? Mi pare. Beh, diciamo, la ricostruzione si basa su... Questo è il libro? Su una tecnica... La guerra dei, dei sessi, piccolo saggio sulla... Lo rivendico orgogliosamente e... Mi ha fatto molto piacere che prima ci sia stato l'intervento del professor Galimberti, di cui libero letto, di cui mi considero un allievo a distanza, perché ha riassunto molto meglio di me... Galimberti incolpevole, diciamo, molto di questa dichiarazione. Molto meglio di me le tesi del libro, che sono due. Poi arriviamo al pezzettino estrapolato. Le tesi sono due. Prima tesi, si è rotto qualcosa nel rapporto tra i generi. Perché si è rotto qualcosa? Perché c'è stata una formidabile evoluzione positiva del genere femminile, col movimento femminista, mentre niente di tutto questo è avvenuto col genere maschile, che ha ancora in una parte di sé o nelle profondità di ciascuno di noi uomini di quei maschi alcuni residui profondamente arcaici. Quindi questa... lei dice le donne sono andate avanti, gli uomini sono rimaste fermi. Se uno si prende la briga di leggere il libro invece di estrapolare un pezzettino di una parte... anche un po', come dire, scenarista e futurologica di conclusioni. Certo, se uno lo legge... Sa che anche sullo scenario e sul futuro poi sto, infatti, le polemiche è normale che in che alcun modo perché... arrabbiando. Io invito però le persone a leggere, perché è un libro, mi rendo conto, complesso, un libro che ho scritto con un taglio criminologico, e però, ripeto, le due tesi sono, prima tesi, abbiamo un problema di desintonizzazione dei sessi l'uno dall'altro, o dei generi, chiamiamoli come preferiamo. Causa del problema, le donne hanno fatto una straordinaria evoluzione, i maschi non l'hanno fatta, è un problema e anzi colgo qui l'occasione per annunciare che una delle cose che farò prossimamente sarà di cercare di stimolare un movimento che nasca anche dall'interno di due uomini. Lo farà da consulenza del ministro? Io sono un ricercatore, io innanzitutto sono sì, e certo, rivendico orgogliosamente di essere un ricercatore sociale d'opinione di mercato da ben 30 anni a questa parte, quindi lo faccio come ricercatore, lo faccio come uomo che è stufo di soffrire per quello che avete evocato prima. Cioè, il libro è nato dal dolore che mi provocavano situazioni come quella della povera Giulia. Cioè, perché succede questo? Perché delle ragazze, delle donne vengono massacrate in questo modo? E perché dei ragazzi, che in realtà non sono mostri, come ha giustamente detto il professor Galimberti, ma sono, reagiscono in questo modo. Quindi mi sono posto il quindi problema, questo è uno dei mi passaggi. Sono posto il problema del male. Vi prego, fatemi sì, finire. Sì, no, ma questo è il passaggio che poi arriva. Ma allora, parlando di male, per quello lo dicevo, perfetto, perché io l'ho letto. Adesso quindi... ci arriviamo. Quindi primo tema, dobbiamo far evolvere l'immaginario maschile. Secondo tema, questo immaginario primitivo, e io lo dico con grande chiarezza, primitivo, reagisce in due modi oggi, e l'approccio è esattamente quello del professor Galimberti, su tutt'altre storie, ma comunque è lo stesso, la psicologia dinamica del profondo. Reagisce in due modi, o reagisce in una minoranza con la distruzione brutale, con il prevalere di meccanismi arcaici distruttivi, o reagisce invece ritirandosi in se stesso e cadendo in una sorta di confusione autopercettiva. Questa è la prima tesi. Seconda tesi, perché succedono i casi come quelli di Giulia? Perché esiste il male. Quindi in realtà il mio libro, nella prefazione, dice questo, un libro sul male. Perché è un tema che io mi porto dietro quando avevo 10 anni, quando chiesi a mio padre, papà, cos'è il male? È una scelta o una determinazione? Non ebbi risposta, ovviamente. Io da allora mi sono occupato di questo problema, anche facendo studi di criminologia, mi sono perfezionato in criminologia per approfondire il tema del male. Diciamo, dal punto di vista... Sono quasi finito. La tesi incriminata. Datemi ancora 30 secondi. Quindi, cos'è il male? Il male prende la forma operativa della cattiveria. La cattiveria, lo diceva benissimo il professor Galimberti, dipende dall'aggressività ed è una caratteristica umana. Domanda quindi, che forme esiste, e questa è stata una ricerca, diciamo in qualche modo scientifica, esiste una diversità di manifestazione? Intanto, esiste anche nel femminile, sì o no? E se sì, ha dei suoi modi specifici di manifestarsi, non se c'è o non c'è, perché ha detto benissimo il professor Galimberti, sicuramente c'è, ma la domanda è, c'è una manifestazione diversa della cattiveria? Sì, della... che la risposta è sì, ma non porta mai a donne che uccidono gli uomini. La risposa è sì, ultimo passaggio. Sì. Ti prego, ultimo passaggio. La risposta è sì e prende la forma della violenza brutale nell'uomo e prende invece la forma, diciamo, di una, chiamiamola cattiveria,
più psicologica, più sottile, di natura diversa nella donna. È meno frequente, ma ha delle caratteristiche diverse. Quindi lei dice, la questione è, dobbiamo parlare anche della cattiveria non femminile. Non solo, ma dobbiamo far dialogare i generi. Anche questo, esistono realmente delle ginarche in Italia, donne in carne e ossa. Ce l'abbiamo. No, lo volevo citare, che adesso ce l'hai, da cui promana un profondo bisogno di umiliazione e sopraffazione al maschile. Di ginarche. Allora, senta, guardi, io sul male non intervengo. Spieghiamo, la parola ginarche vuol dire il potere delle donne, sì, parola delle... greca, sì, gineicos, sì, donna, roba. E l'arte tutto del l'immaginario delle paure, le ossessioni maschili. Comunque, sul male io non sono esperta, faccio l'umile cronista. Qual è la cosa che noti, Preziosi, del libro? Cioè, perché Amadori, secondo te, non dovrebbe continuare a stare nel suo ruolo di perché consulente? Perché in questo libro, prendendo, che cos'è questo? Già il gong. Prendendo, tra l'altro, dei noti studiosi, prendendo ad esempio dei noti studiosi come il signor Pirillo, sostiene che sostanzialmente la reazione, il maschio che ti aggredisce e ti uccide, reagisce a questa cattiveria femminile. Mi indichi un passaggio del libro dove c'è scritto questo. Ce ne sono altri. Le dico un'altra cosa, professore. Guardi, io l'ho ascoltata con attenzione.